La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018. Ha la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Conte. Grazie Presidente. Gentili senatrici, gentili senatori. Eccoci. Il Consiglio europeo fissato per domani e dopodomani costituisce un appuntamento molto importante per il futuro dell'Unione europea. Sono iscritti nell'agenda alcuni temi fondamentali come la migrazione, la sicurezza e la difesa europee, l'innovazione e il digitale, il lavoro, la crescita e la competitività, l'unione bancaria e monetaria, il prossimo quadro finanziario pluriennale, settennale dell'Unione. È il primo Consiglio europeo cui partecipa questo governo. Arriva in un momento in cui è sempre più evidente l'urgenza, come ho già precisato alla Camera, di rispondere alle aspettative reali dei cittadini con proposte concrete e con l'indicazione chiara di un percorso da seguire e di obiettivi da raggiungere. Senza tentennamenti, senza ambiguità, senza paura. Mi riferisco a questo atteggiamento, a questa determinazione, quando parlo di quel cambiamento nel metodo e nella sostanza che ho già annunciato dinanzi a queste Camere e che dal primo giorno di questo governo mi sono impegnato a proporre in tutti i contesti europei e internazionali, con la forza e la consapevolezza di un governo che in Europa parla con una voce sola, ferma e risoluta. L'Italia, con il suo apporto sui vari temi, in special modo in tema di immigrazione, può contribuire a rendere questo appuntamento uno spartiacque, un punto di svolta e di cambiamento per l'Europa, in modo da contribuire a disegnare l'Europa che vogliamo e che intendiamo realizzare nel futuro prossimo venturo. In tema di immigrazione, abbiamo ben presenti alcuni obiettivi per i quali stiamo lavorando da tempo con la massima concentrazione e solo quando li avremo raggiunti potremo rivendicarli e potremo dirci soddisfatti. Non per noi, ma per ciò che questi obiettivi rappresentano di buono e produrranno nella vita degli italiani e anche in quella dei tanti migranti che oggi si avventurano in mare e sfidano la sorte alla ricerca di un futuro migliore, che invece rimediano morte, pericoli vari, frustrazione e emarginazione. Come avrete saputo, abbiamo elaborato una proposta che ho anticipato domenica scorsa a Bruxelles nell'ambito del prevertice di un summit che è stato organizzato in vista della preparazione del Consiglio europeo. È una proposta che mira a offrire una regolamentazione puntuale e una gestione efficace dei flussi migratori, anche dal punto di vista dell'interesse del nostro Paese e dei nostri cittadini. Siamo riusciti a far accantonare una bozza di proposta che era circolata anticipatamente, che risultava chiaramente inadeguata a offrire una efficace soluzione al problema dell'immigrazione. Era una bozza che andava anche contro gli interessi del nostro Paese. Per questa via, ottenendo il ritiro di questo testo, l'Italia ha avuto un riconoscimento e si è ritagliata un ruolo significativi. È un primo passo, ma costituisce senz'altro un buon punto di partenza per il Consiglio europeo che ci attende. La questione per noi davvero importante, dirimente,
e risolvere efficacemente il problema dei cosiddetti movimenti primari. Risolvere questo problema significa automaticamente operare una drastica riduzione dei movimenti secondari, che pure, come sapete, in questa fase, in questo momento storico, preoccupano particolarmente alcuni nostri partner europei. Ciò che proponiamo è una European Multilevel Strategy for Migration, una proposta articolata, organica, basata su un nuovo approccio che consenta all'Europa di gestire da una gestione intesa in base a una logica emergenziale e di entrare invece in una nuova dimensione che prevede una gestione basata su una logica strutturale da riconoscere definitivamente come priorità dell'Unione Europea. Abbiamo individuato 10 obiettivi, in parte sono stati anticipati anche dai mass media, ma li voglio qui riassumere rapidamente. Primo obiettivo: intensificare gli accordi e i rapporti tra Unione Europea e Paesi terzi, secondo una direzione che è stata in parte già percorsa, che viene già percorsa, quei paesi da cui partono o transitano i migranti, e investire in progetti di sviluppo, di formazione e di occupazione che contribuiscono a ridurre all'origine il fenomeno dell'emigrazione, prevenendo i flussi e quindi riducendo i viaggi della morte. Penso ad esempio a un'intensificazione dei rapporti con la Libia e con il Niger, col cui aiuto abbiamo già ridotto in misura significativa le partenze nel corrente anno. Abbiamo il dovere concreto di prevenire che la vita e l'incolumità delle persone siano messe a rischio, un rischio che inizia ben prima che i migranti iniziano l'attraversamento per mare e giungono alle frontiere terrestri europee. La solidarietà europea deve manifestarsi già in questa fase in modo da tutelare efficacemente sia i diritti dei migranti stessi sia nel contempo la sicurezza dei nostri cittadini. Secondo obiettivo: creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito per offrire assistenza, anche consulenza giuridica, ai migranti stessi, in modo da gestire in via anticipata, rapida, le richieste di asilo e organizzare i rimpatri volontari assistiti verso i paesi di origine. Chiaramente una grande importanza rivestono in questa prospettiva i rapporti, peraltro già in corso, tra Unione Europea e organizzazioni come l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati o l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione. Occorre stanziare ulteriori fondi più cospicui per il Trust Fund dell'Unione Europea per l'Africa. In particolare la finestra del Nord Africa deve essere rifinanziata in modo cospicuo. Terzo punto: rafforzare le frontiere esterne dell'Unione Europea con le operazioni sia dell'Unione Europea e anche con il supporto della Guardia Costiera Libica, e anche stipulando ulteriori accordi, oltre a quelli già esistenti, con paesi nordafricani e medio orientali, volti, se del caso, a esternalizzare i controlli di frontiera, integrandoli anche con personale dell'Unione Europea. Anche qui ci sono delle missioni in corso, UNIFOR Med Sophia, Joint Operation Themis, che stanno già supportando efficacemente la Guardia Costiera Libica. Quarto punto. Questo è un punto cruciale. Occorre superare il regolamento di Dublino, un regolamento che non va riformato, ma appunto superato, perché del tutto inadeguato a gestire il problema dei flussi migratori. Va detto questo anche alla luce dei dati statistici. Sono all'incirca il 7% gli aventi diritto allo status di rifugiato. L'attuale sistema comune europeo di asilo si fonda su un tragico paradosso. I diritti delle persone che intendono richiedere asilo vengono riconosciuti soltanto nel momento in cui gli interessati riescono a raggiungere le coste dell'Europa. Questo momento va anticipato anche al fine di tutelare i loro interessi e di garantire più sicurezza al nostro Paese. Quinto obiettivo: va superato il criterio del paese di primo arrivo.
Anche questo non è un criterio idoneo per gestire i flussi in modo efficace e sostenibile. Ho infatti affermato il principio, che ho ripetuto con vigore in tutti questi incontri che ho avuto con i leader europei, in Francia, con Macron, con la Merkel, a Berlino, che chi sbarca in Italia sbarca in Europa. Se davvero esiste un'Europa, l'Europa di Schengen, fondata sul binomio responsabilità, solidarietà, come tutti diciamo a parole, allora questo criterio del paese di primo arrivo va superato. Sesto obiettivo, Unione Europea e Stati membri devono assumere una responsabilità comune europea sulle persone, sugli uomini, donne e bambini salvati in mare. È impensabile che la responsabilità in ordine alle richieste di asilo ricada esclusivamente sul paese di primo arrivo. Occorre superare il concetto di, tra virgolette, attraversamento illegale per le persone soccorse in acque internazionali. Quindi occorre rivedere anche la disciplina delle attività di search and rescue. Bisogna insomma scindere il piano dell'individuazione del porto sicuro di sbarco dal piano dell'individuazione dello Stato competente a esaminare le richieste di asilo. L'obbligo di salvataggio, in accordo con il diritto del mare, in accordo con le convenzioni internazionali, non può diventare obbligo di processare tutte le domande per conto di tutti. Settimo punto, l'Unione Europea deve contrastare con iniziative comuni e ben più efficaci del passato la tratta di esseri umani e combattere più efficacemente le organizzazioni criminali che alimentano i traffici e le false illusioni dei migranti. Ottavo punto, non possiamo portare tutti in Italia o in Spagna. Occorrono centri di accoglienza in più paesi europei per salvaguardare i diritti di chi arriva ed evitare ovviamente al contempo problemi di ordine pubblico e di sovraffollamento. Occorre poi che nel quadro di ripartizione le responsabilità vengano realmente portate a termine i cosiddetti ricollocamenti e occorre anche rinforzare i meccanismi e le modalità di rimpatrio al fine di rendere i rimpatri più effettivi. Nono obiettivo, occorre ovviamente prestare attenzione anche, come ci viene chiesto, ai movimenti secondari. È un problema che non possiamo trascurare, ma è certo che attuando per bene i principi e realizzando gli obiettivi appena sopra esposti, gli spostamenti intraeuropei di rifugiati risulteranno marginali e potrebbero agevolmente diventare oggetto di intese tecniche tra i paesi maggiormente interessati. Decimo obiettivo. Ogni Stato, voi sapete, stabilisce quote d'ingresso dei migranti economici. Questa è una facoltà riservata agli Stati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dall'articolo 75, quinto comma. Dobbiamo rispettare questa facoltà, anche perché non mi sembra questo il tempo di proporre cessioni di sovranità agli Stati in ordine alle politiche pubbliche sulla gestione dei flussi migratori. Questo principio, tuttavia, va controbilanciato con la previsione del rafforzamento di adeguate contromisure finanziarie nei confronti degli Stati che non si offrono di accogliere rifugiati. Nei miei contatti di questi giorni e di queste settimane con i leader europei sto ripetendo un concetto semplice, che per noi è il cardine della strategia che abbiamo elaborato. Per avere un'Europa più forte abbiamo bisogno di un'Europa più giusta e più equa. Sulla migrazione sono in gioco i valori dell'Europa unita e l'Italia, lo dico con orgoglio da Presidente del Consiglio di un grande paese, fondatore dell'Unione Europea, continuerà a fare la sua parte perché l'Europa sia all'altezza del suo compito. C'è in questo impegno italiano una coerenza
con l'azione che da sempre il nostro Paese sta perseguendo. Penso in particolare a quanto hanno fatto e continuano a fare le forze armate, in primis la Marina Militare, la Guardia Costiera, i sindaci volontari, insomma un intero e complesso sistema tutto italiano che da anni salva l'onore dell'Europa nel Mediterraneo. A tutte queste persone, che non sempre godono gli onori della cronaca, va il mio più sentito, e immagino anche il vostro, ringraziamento a nome di tutti gli italiani. Passiamo al tema del quadro finanziario pluriennale. Anche qui dobbiamo ribadire la necessità di avere un'Unione Europea più giusta, più equa. Sono stati diffusi i dati Istat sulla povertà in Italia. Non può essere ignorato che nel 2017 oltre 5 milioni di persone in Italia hanno vissuto sotto la soglia della povertà assoluta. Stiamo parlando di 1.778.000 famiglie, di un aumento rispetto al 2016 che riguarda soprattutto il meridione, nel quale l'incidenza della povertà assoluta è salita dall'8,5% del 2016 al 10,3% del 2017. Questi dati ci obbligano a dare risposte concrete. Ci sono 5 milioni di persone che non possono più aspettare. Il problema della povertà si intreccia poi con quello del divario territoriale, anche questo intriso di ingiustizie e paradossi. Per questo noi pretenderemo che l'Unione Europea contribuisca a offrire risposte in entrambe le direzioni, consentendo un più ampio e organico utilizzo dei fondi strutturali dedicati a questi temi. Nel nostro programma di governo abbiamo messo nero su bianco l'impegno per il lavoro e il reddito di cittadinanza, per migliorare l'inclusione sociale e le opportunità di impiego, specialmente per i giovani, ma non solo. Nella discussione sul prossimo bilancio pluriennale proporrò che il negoziato riservi un'attenzione finanziaria più sostanziale ai fondi dell'Unione Europea a sostegno dell'inclusione sociale. Penso in particolare al Fondo Sociale Europeo, che potrebbe servire per finanziare, ad esempio, la riforma e il potenziamento dei centri per l'impiego, che sono il cardine della nostra proposta sul reddito di cittadinanza. Il bilancio 2021-2027 è uno strumento chiave per raggiungere questo traguardo, insieme allo scopo fissato dalla Commissione di un, cito tra virgolette, bilancio moderno per un'Unione che protegge, rende più forti e difende. Per questo il bilancio dell'Unione dovrebbe concentrarsi sui modi per sostenere la crescita nazionale e affrontare le sfide comuni in modo efficace. L'Italia è un contributore netto al bilancio dell'Unione. Pensiamo perciò di meritare una maggiore attenzione ai nostri bisogni, anche per quel che riguarda specificamente le politiche tradizionali. Penso all'agricoltura, alla coesione, è una risposta comune al fenomeno migratorio. Naturalmente ci opporremo a qualsiasi misura che danneggi le regioni e i territori ancora in difficoltà. Equità significa anche questo. Dirò che siamo a favore, in linea di principio, a concentrarci sulle nuove priorità di bilancio: migrazione e controllo delle frontiere, difesa e sicurezza, crescita e innovazione. Ma abbiamo bisogno di un aiuto più consistente e di espressioni di maggiore solidarietà da parte dell'Unione Europea e di tutti gli Stati membri, per tutte le modalità che ho espresso. Veniamo al tema del lavoro, crescita, competitività e inclusione sociale, in parte già anticipato. Anche questi temi vanno affrontati con maggiore vigore e incisività da parte dell'Unione. Oltre al focus sull'occupazione e l'inclusione sociale, nel bilancio settennale il Consiglio si occuperà anche di misure per la crescita e la competitività. Intendiamo portare a Bruxelles la nostra visione sulla riforma del sistema tributario, spiegarlo e contribuire al dibattito in quella sede.
L'Italia ha bisogno di ridurre la pressione fiscale, come ci siamo impegnati a fare con il nostro programma di governo, e di accompagnare a questa misura la riduzione del cosiddetto red tape, la burocrazia che, unita alla pressione fiscale, ha conseguenze nefaste sulla qualità del rapporto tributario tra lo Stato e i contribuenti, come pure sulla competitività del nostro sistema paese. Il Consiglio europeo discuterà dunque anche di questa leva necessaria per rendere l'Europa più competitiva. Da parte nostra appoggeremo tutti gli sforzi contro l'elusione e l'evasione fiscale. Cercheremo in particolare di progredire nella messa a punto di un sistema di definizione della base imponibile, superando la frammentazione dei sistemi di imposizione nazionali. Abbiamo bisogno di un'Europa più equa anche a livello fiscale. L'attuale assetto europeo non garantisce una tassazione equa per quanto riguarda le attività dell'industria del web, ad esempio, le digital companies. Sosterremo un approccio deciso su una soluzione europea, nell'attesa ovviamente di una soluzione che auspichiamo anche a livello globale, per tassare adeguatamente i profitti generati negli Stati membri e restituirne i benefici alle comunità che li hanno generati. Infine, lavoreremo per ottenere soluzioni eque ed efficaci volte a risolvere le conseguenze negative generate dall'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein. Un tema molto importante che ci attende da affrontare nel corso del Consiglio europeo, o meglio dell'Euro Summit, è la riforma dell'Unione monetaria ed economica. Ho già detto in occasione del mio discorso per la fiducia che il nostro obiettivo è e resta l'eliminazione del divario di crescita tra l'Italia e l'Unione europea, e lo stiamo perseguendo in un quadro di stabilità finanziaria e di fiducia dei mercati. Il debito pubblico italiano è oggi pienamente sostenibile. Dobbiamo certamente puntare alla sua riduzione, ma in una prospettiva di crescita economica, ed orienteremo la politica fiscale e di spesa pubblica al perseguimento degli obiettivi di crescita stabile e sostenibile. Questo è il nostro messaggio chiave in sede di discussione sulla governance economica della nostra Europa al prossimo Euro Summit del 29 giugno a margine del Consiglio europeo. Resto ottimista sull'esito della riflessione che ci attende a Bruxelles, ma sarò molto chiaro su queste nostre posizioni. Se vogliamo impedire il declino dell'Unione e realizzare un'Unione in campo economico che sia percepita come realmente vicina ai nostri cittadini, è il momento di far avanzare la condivisione del rischio, finora rimasta troppo indietro. Però attenzione, questi meccanismi di condivisione del rischio non debbono contemplare condizionalità, nel gergo dell'Unione, che in nome dell'obiettivo della riduzione del rischio finiscano per irrigidire processi già naturalmente avviati e in corso, con il risultato di ottenere, anziché la riduzione del rischio, l'incremento dell'instabilità bancaria e finanziaria, non tanto in Italia, ma quanto piuttosto in altri Stati membri caratterizzati da sistemi economici di più modesta entità e quindi più esposti. Ad essere chiari, non vogliamo un fondo monetario europeo che, lungi dall'operare con finalità perequative, finisca per costringere alcuni paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti e automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci. Siamo contrari a ogni rigidità nella riforma del meccanismo europeo di stabilità, soprattutto perché nuovi vincoli al processo di ristrutturazione del debito potrebbero contribuire, essi stessi, all'instabilità finanziaria anziché prevenirla.
vogliamo inoltre pericolose duplicazioni con i compiti della Commissione europea per la sorveglianza fiscale, che rischierebbero peraltro di delegittimare la base democratica di queste funzioni essenziali per la stabilità finanziaria. Materia di difesa e sicurezza. Anche qui i progressi dell'integrazione europea sono stati significativi, particolarmente nell'ultimo anno e mezzo. Da parte nostra siamo a favore delle misure e degli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri per evitare duplicazioni e dispersioni delle spese, dalla difesa alla cooperazione strutturale permanente, la cosiddetta PESCO, che riunisce 25 Paesi dell'Unione Europea in una cornice politica e giuridica di impegno comune per la difesa, al Fondo Europeo per la Difesa, dove si punta a raggiungere un accordo per la componente industriale. Tutte queste iniziative si completano e si rafforzano nell'ambito delle attività della NATO, alla quale l'Unione Europea resta strettamente legata, così come il nostro Paese. Sempre nel quadro della cooperazione Unione Europea-NATO prosegue la riflessione per migliorare la mobilità militare, facilitando la circolazione delle forze militari all'interno dei confini europei per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Stiamo proseguendo anche sulla politica europea nel settore della sicurezza civile, essenzialmente attraverso missioni di rafforzamento delle capacità di selezionati paesi terzi in materia di polizia, amministrazione civile e giudiziaria. Questo cammino proseguirà nei prossimi mesi e ne riparleremo in autunno. In materia di innovazione digitale, ecco, i negoziati sul prossimo bilancio settennale saranno anch'essi cruciali per perseguire i nostri obiettivi di occupazione e crescita. Dobbiamo infatti assicurare che nel prossimo quadro finanziario pluriennale l'impulso europeo all'innovazione sia rivolto alla crescita e all'occupazione. Per fare questo, le regole europee devono incentivare e non scoraggiare gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo e gli stessi investimenti delle banche nell'innovazione. Lavoreremo a un approccio equilibrato all'innovazione, capace di incentivare quella di rottura senza trascurare quella incrementale. E in questo quadro sosterremo un approccio dal basso che tenga conto delle esigenze delle imprese e che le aiuti a creare nuovi posti di lavoro. Al Consiglio ci sarà anche una discussione sull'attuazione degli accordi di Minsk, che è un dibattito, come sapete, importante rispetto alle sanzioni settoriali nei confronti della Russia. Su questo riaffermiamo il principio che non debba esserci nulla di automatico nel rinnovo delle sanzioni. Sul punto occorre molta cautela, ce ne rendiamo conto, ma la nostra impostazione muove dal principio che le sanzioni sono un mezzo, non un fine. Continueremo quindi a dare grande attenzione al sostegno alla società civile russa e anche grande attenzione agli interessi delle nostre imprese, piccole e medie. Una considerazione finale per la Brexit. La questione più difficile su questo versante resta quella del confine tra Irlanda e Nord Irlanda, su cui continueremo a lavorare nelle prossime settimane con l'obiettivo di preservare la pace e l'accordo del Venerdì Santo e di evitare la sciagurata ipotesi di un recesso senza accordo, che sarebbe inaccettabile anche per le imprese e i cittadini. Anche per questo motivo porterò all'attenzione dei miei colleghi europei la difesa, senza ambiguità, dei diritti dei nostri connazionali che vivono nel Regno Unito, per avere dalle autorità britanniche impegni precisi e puntuali, vigilando in particolare sui diritti delle categorie più vulnerabili e in difficoltà. Si negozia l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ma allo stesso tempo dobbiamo costruire per il futuro un partenariato che rifletta il profondo legame tra la Gran Bretagna e il continente europeo. L'Italia in particolare
lavorerà per un partenariato basato sulla mobilità, per garantire che i fruttuosi scambi tra i nostri cittadini possano continuare, sull'economia, per mantenere un elevato scambio di commerci, sulla sicurezza, per affrontare insieme in maniera più efficace le numerose sfide del nostro tempo. Vi ringrazio per l'attenzione.